Io mi oppongo altamente all'arte di oggi, ritenendola spazzatura. Mi sono trovato firme di stupidi ragazzini quattordicenni con famiglie disastrate e sicuramente drogati, come cani che pisciano nel proprio quartiere. Nel mio paese ci sono panettoni dissuasori in cemento e una privata cittadina ha deciso di dipingerli con le immagini dei Minions gialli. Tutti l'hanno applaudita, ma io ho scritto una lettera al sindaco dicendogli di multarla. Sono comunque d'accordo se i giovani vogliono imbrattare i muri, ma il comune dovrebbe dargli qualche casa abbandonata così che possano fare le loro porcate colorate. Quando vedo uno stupido graffito, una firma o qualche cazzata, una linea senza senso, mi viene solo tristezza. Che cresce con ideali sbagliati dei rapper? E il senso del bello, del vero e del giusto non esiste più. Sto leggendo un libro del Novecento che parla d'arte e spiega molto bene che l'arte deve in primis aggradare l'occhio. L'arte moderna è solo uno sfogo dove i ricchi buttano i soldi. Secondo me una caratteristica fondamentale dell'arte deve essere il tempo impiegato per fare l'opera d'arte. Basta guardare i musei di arte moderna e ogni tanto qualcuno si dimentica qualche giacca appesa sul muro, gli occhiali, e la gente si ferma ad ammirarli. Parli sempre nei tuoi video di nomi bislacchi che fanno magari qualche scritta sul muro, qualche opera d'arte stupida. Quindi basta qualche sgorbio per imbrattare la città, tanto perché del suo nome non gliene frega un cazzo a nessuno, perché solo il nome, quindi, è una testa di cazzo che ha fatto la sua cazzata nella vita. Mi fa veramente schifo tutto quanto e mi fa schifo che tu pensi che sia la normalità, perché così muore l'arte vera. Credo che sia tutta colpa del capitalismo. Lettera finita, preciso che ho letto solo alcuni stralci della lettera perché in 3 minuti non ce l'avrei mai fatta. Non sono assolutamente d'accordo con quello che scrivi, ma morirei affinché tu possa dire la tua cazzata insieme alle mie. Resta però il fatto che abbiamo un'opera d'arte del nostro hater. Che fine gli facciamo fare? Qualche idea? Bella Labroschi! Figo però, figo!